adesso la vediamo. Perché la mia piastra non funziona. Abbiamo scoperto che il fone piastre non funzionano negli Stati Uniti. Perché? Quindi, spiega tu perché. Perché hanno un voltaggio troppo alto, i nostri sono a 220, non so cosa, invece quelli hanno a 210. Quindi, se venite negli Stati Uniti, diamo i consigli, dovete comprarveli qua. Comprate in una poche piastra parole. E un phon, se non volete usare quello dell'hotel come me. Esatto. Che abbiano voltaggio massimo 100 110 110, altrimenti... i 220 potrebbero funzionare come il phone, ma poco. Questo è il trick. Un dolcino, però pensavo peggio. Siamo sopra il top of the rock. Sta succedendo. Qui si vede Central Park. Direi invece c'è downtown. Poi andiamo. Central Park, questa è la dotazione. Adesso facciamo un giro intorno, poi andiamo a fare il brunch che Madame ha prenotato. Vedremo com'è. Glielo offrirò, no, scherzo, se lo paga lei e paga anche il mio. Recensione numero 2. Dolce. Hudson Yards, la parte riqualificata nuova, molto carina, molto costosa. C'è la High Line che collega a The Vessel, dove c'è anche un centro commerciale per noi ricconi. Quello lì. Poi quello è il centro commerciale. Piace. E questo casa. Invece è The Vessel. Oggi andiamo a Washington, abbiamo preso un cappuccio e un tè veloce in hotel. Tè veloce in hotel. Perché la colazione è ancora chiusa, sono le 6 adesso. Andiamo a prendere il bus per andare a Washington.
lavora Buddy, quello di Elf, lo avete visto? L'ufficio lavora lì. È l'ufficio postale, l'ufficio corrispondenza, lui raccoglie i sacchi di posta e poi li spedisce. Tappa quasi, siamo sul ponte di Brooklyn, fa caldissimo. Oggi sì, muore, c'è nuvolo, ma ci saranno 40 gradi. Sì, è vero, ci saranno 30 gradi. Lei ha la camicia, mani sulla camicia. Non è la scelta ideale, infatti adesso cerco un negozio e mi cambio. Adesso ritorniamo a Manhattan, vediamo il municipio, qualche altra cosa, poi andiamo a Ground Zero, che ieri era chiuso per le celebrazioni. Ci sarà anche il pranzo prima di Ground Zero. E poi torniamo in hotel.